Ciao, sono Florian Underhub. Da una ventina d'anni mi occupo di branding e comunicazione. In Undergroup quello che offriamo ai nostri clienti è una metodologia che chiamiamo performance branding, che permette innanzitutto ai nostri interlocutori, ai nostri clienti, di misurare i risultati rispetto a quelli che sono gli investimenti. Oggi mi piacerebbe parlarvi della dimensione più estetica di un prodotto, di una soluzione digitale. In gergo tecnico lo si chiama User Interface Kit, UI Kit. Ma che cos'è lo UI Kit? Lo possiamo concepire come una cassetta degli attrezzi che contiene tutti gli elementi a carattere visivo che andranno a comporre l'estetica della nostra soluzione digitale. In quanto architetti dell'informazione che devono veicolare anche le caratteristiche di un brand, per noi è fondamentale riuscire a generalizzare al massimo quelli che sono i singoli elementi che ci permettono di avere il maggior numero di possibilità di visualizzazione, sempre nel rispetto di quello che è il brand per il quale stiamo progettando la soluzione. Che cos'è quindi lo UI Kit? Se vogliamo utilizzare un'analogia, possiamo pensare ai Lego. Anche i Lego sono per antonomasia quel gioco che è riuscito a generalizzare al massimo i singoli pezzettini e a darci tutte o quasi tutte le infinite possibilità di assemblamento. Chi ci sta ascoltando adesso potrebbe anche obiettare e dire: ma a me che valore aggiunto dà sapere che cosa sia uno UI Kit? Secondo noi è molto importante fare questo distinguo e esplicitare che cosa sia questa cassetta degli attrezzi, semplicemente per distinguere quello che sono delle grafiche che si possono comprare online fatte e finite e rispetto alle quali il contenuto viene adattato a quello che sono le possibilità incluse o non incluse in quello che si acquista, oppure quando si parla di uno UI kit fatto in maniera professionale, vogliamo assicurare di avere tutti quegli elementi che ci permettano di veicolare nella migliore delle maniere l'architettura dell'informazione che è stata costruita attorno alle esigenze di quell'archetipo di utilizzatore che nella fase precedente siamo andati a definire.